Buona domenica amici di Radio Manfredonia Centro, buongiorno Don Salvatore. Buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, Don Salvatore, oggi come di consueto leggiamo il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima dell'anno B ed è oggi che è 28 febbraio. Il Vangelo è il Vangelo di Marco, il capitolo 9, versetti 2-10. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Carissimi, siamo alla seconda domenica di Quaresima, nell'anno B, però se ricordate ogni anno, anche nell'anno A e nell'anno C, in questa domenica si legge sempre il Vangelo della Trasfigurazione, quest'anno secondo la narrazione che ne fa l'Evangelista Marco. Gli elementi sono sempre gli stessi, Gesù che va in disparte insieme con tre dei suoi discepoli e in questo mettersi in disparte si manifesta loro, manifesta una trasfigurazione. Cosa vuol dire? Il verbo greco dice questo tirar fuori la forma che si porta dentro, no? Questa metamorfosi, per cui è come se Gesù facesse conoscere tutto di sé, no? Quindi anche ciò che restava sconosciuto a un occhio umano che poteva vedere quest'uomo, un uomo come tanti altri, ecco, Gesù permette ai suoi discepoli di avere, di vivere insieme con loro una trasfigurazione, perché è Gesù che viene trasfigurato, non è lui che sceglie di trasfigurarsi, e quindi è come se l'amore del Padre lo rivela, fa vedere pienamente chi è. È un po' come quando diciamo che gli occhi dell'innamorato vede la persona amata bellissima, e non per un difetto di vista, no? Ma perché la vista di chi ama è capace di scorgere e di cogliere quello che non coglie un occhio che non è innamorato. Allora il padre innamorato del figlio vede e permette a chi sta all'intorno di vedere quello che vede lui. Ecco il senso della trasfigurazione. E soprattutto si aggiungono questi due personaggi che sono Mosè e Elia, che conversano con Gesù. Mosè e Elia rappresentano ovviamente tutta la fede del popolo di Israele e nello specifico rappresenta la legge e i profeti. Mosè è la legge, ricordiamo il Sinai, e Elia i profeti. Quindi è come dire che tutta la storia della salvezza si ricapitola, per usare un linguaggio paolino, con Gesù. Allora questi due vanno e conversano con Gesù. Di cosa avranno parlato? Si sono chiesti molto, no? Molti questa cosa, probabilmente proprio del suo esodo, del suo progetto, della sua missione, di quello che stava avvenendo. Ma sta di fatto che agli occhi di Pietro e degli altri tutto questo è spaventosamente bello. Spaventosamente perché hanno paura, timore, ma bello, così bello che Pietro, preso da questa paura, non sa dire altro che quasi a dire: Gesù, fermiamo l'immagine, perché in questo momento è tutto chiaro, è tutto bello, troppo bello. Allora vuole quasi incorniciare questa esperienza dicendo: facciamo tre tende, no? La tenda è un modo per custodire qualcosa di grazioso. Ricordiamo la tenda che custodiva l'arca, la tenda che rappresentava la presenza di Dio, la nube che riempiva la tenda. Quindi la tenda è il simbolo di ciò che si vuole custodire, si vuole incorniciare. Ma mentre Pietro prova da uomo a incorniciare Dio, è Dio che invece incornicia l'uomo. Infatti scende una nube che li copre.
Ecco, è forte questa sovrapposizione di immagine. Pietro che vuole mettere le tende attorno a Dio, Dio che mette la nube attorno agli uomini, no? E quindi e questa nube porta con sé la voce che rivela, come al solito, questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Cioè, invece che preoccuparvi di mettere la cornice a Dio, mettetevi in ascolto di Dio, perché questa è la cosa più importante. E cosa gli dirà Gesù che resta con loro mentre tutto il resto scompare? Cosa dice? Non dite nulla, no? Non raccontate nulla ad alcuno di ciò che avete visto, se non dopo che il figlio dell'uomo sarà risorto dai morti. Cioè, quello che avete visto è incomprensibile se non lo si legge alla luce della passione, della morte e della risurrezione. Ovviamente Gesù fa vivere in anticipo questa cosa a tre dei discepoli che in qualche maniera poi aiuteranno tutto il resto della comunità a comprendere il senso di quello che hanno vissuto. Però loro stessi non possono comprendere appieno, perché infatti si chiedono: ma cosa vorrà dire che poi risorgerà dai morti? Ecco, allora il mistero è tanto grande, soltanto chi ama può comprenderlo, e Dio si dichiara innamorato di questo figlio, per questo quello che vede lo fa vedere anche agli altri, ma gli altri avranno bisogno di passare prima attraverso la passione per comprendere appieno il senso della risurrezione. Il testo inizia con sei giorni dopo. Mi chiedevo se nella Kabbalah ebraica o comunque nel linguaggio del tempo se ha un significato questo sei, il numero sei giorni dopo. Sì, intanto teniamo conto che il numero sei ci fa pensare alla settimana incompleta, manca un settimo giorno a quel sei, no? Anche nella settimana ebraica, quindi sicuramente stiamo in un tempo dove si compiono delle cose importanti, no? Nel tempo della grazia, nel kairos di Dio. Cioè, il tempo, ricordato anche dagli evangelisti, è sempre da interpretarsi nella logica di Dio. E se per gli uomini è semplicemente uno scorrere del tempo, per Dio, che tesse invece in maniera profonda il tempo, ogni giorno ha un suo significato particolare. Così come spesso gli stessi discepoli hanno notato e poi hanno ricordato, no? Pensate ai due discepoli di Giovanni che ricordano che il primo appuntamento con Gesù è avvenuto alle 4 del pomeriggio. Quindi la completezza del tempo avviene il settimo giorno. Esattamente. Se non ho capito male. Sì, è come se passassimo da una domenica all'altra, stando a un linguaggio cristiano, mentre nel caso del linguaggio ebraico, da uno Shabbat a un altro Shabbat, no? Per dire che c'è questo tempo che il tempo in cui si rinnovano le cose. Lo Shabbat è il giorno del rinnovamento, sì, sì. Il giorno anche del giubileo, no? del riposo, di un riposo che è rigenerativo però. Ok. Va bene, allora amici di Radio Manfredonia Centro, l'appuntamento è domenica prossima, sempre come di consueto, intorno alle ore 10, con un nuovo appuntamento di Verbum Domini, il pane della parola.